Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video unboxing dedicato alla linea Sage Figuarts di Bandai Tamashii Nations. Una figure direttamente da Dragon Ball Z, ovvero Gohan the Fighter Who Surpassed Goku, una delle ultime release di Bandai per la linea Sage Figuarts che non vedo l'ora di scoprire insieme a voi. Vi ricordo come sempre che l'ho acquistata su ilcolossodenerd.com, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Cominciamo! Solita confezione per questa versione di Gohan di Sage Figuarts, con un'anteprima della figure sulla destra, con Gohan mentre indossa il mantello di Piccolo, e sulla sinistra, per tre quarti della parte frontale della scatola, il solito blister protettivo trasparente che lascia intravedere la figure e i suoi numerosi accessori. Mi piace molto lo sfondo di questo colore fucsia, che mette molto in risalto non solo il giallo dei capelli del Super Saiyan, ma anche il viola della tuta di Gohan. Nella parte inferiore della parte frontale della scatola i soliti loghi di Toei Animations, Dragon Ball Z, Tamashii Nations e Bandai. Le illustrazioni continuano come sempre sulla parte laterale della scatola, dove troviamo un'anteprima in tre immagini della figure, e qui ci tenevano a farci vedere il piede di Gohan, non si sa per quale motivo, mentre nella parte posteriore altre immagini della figure, soliti warnings e raccomandazioni. Procediamo come sempre con l'unboxing, che vedo nella sezione commenti che vi piace molto, quantomeno la mia tecnica, la tecnica del righello che vado ad infilare da una parte, il più in fondo possibile, per aprirlo senza danneggiare la scatola. Andiamo ad estrarre il contenuto e troviamo ovviamente il blister trasparente che va a proteggere questa meraviglia. Questa è ovviamente la figure con diverse paia di mani intercambiabili, diversi volti, una testa aggiuntiva e il fantastico mantello di Piccolo. Nulla di particolarmente innovativo per quanto riguarda gli accessori: abbiamo due teste intercambiabili con due tipi di capigliatura differenti, 5 volti intercambiabili in totale e 4 paia di mani, le classiche mani che troviamo anche in altri figure di Saiyan di Sage Figuarts. Poi la vera innovazione è questo mantello che andremo ad esaminare fra poco, e per quanto riguarda effetti energetici di aura o altro, ovviamente completamente assenti, così come la basetta. Comincerei proprio da queste teste intercambiabili, che trovo essere davvero eccellenti per quanto riguarda la scultura ed il painting. Abbiamo questa con i capelli, diciamo, un po' più rilassati, questa era la testa montata di default sulla figure, e questo volto un po' più serio, un segno di sfida da parte di Gohan. Apprezzo tantissimo le fattezze di questi capelli, che sono sfumati, con alcune parti con un giallo un po' più intenso, soprattutto questa parte anteriore e nelle parti dove inizia, diciamo, il capello, mentre sulle punte va sempre di più ad assottigliarsi il colore giallo e ad essere più tendente al bianco. Mi piace davvero tantissimo, così come anche quest'altra testa intercambiabile, invece con i capelli più sparati verso l'alto e più dinamici, adatti appunto a pose più dinamiche e di combattimento. Anche questo volto è realizzato molto bene, secondo me uno dei più riusciti tra quelli a disposizione, con la bocca aperta di cui è possibile vedere l'interno, gli occhi che sono verniciati secondo me in maniera impeccabile, così come l'espressione di Gohan resa molto molto bene. Andando a vedere invece gli altri volti, abbiamo questo con la bocca leggermente storta, quindi anche questo un'espressione un po' più seria. Mi piace molto il painting degli occhi, di questo azzurro molto intenso, come erano gli occhi di Gohan all'interno dell'anime. Molto buona anche la resa delle sopracciglia, e questa è la parte delle basette del capello, insomma, che si va a ricongiungere col resto della testa.
Abbiamo poi quest'altro volto, anche questo a denti digrignati in segno di sfida o comunque di sforzo fisico adatto alle pose di combattimento, anche questo reso molto bene, soprattutto nella parte sottostante gli occhi, espressione resa molto bene. E poi questo invece con qualche segno di battaglia che possiamo cogliere qui sulla guancia sinistra e sulla fronte. E l'espressione più sbigottita, con gli occhi un po' più piccolini, più serrati. Guardate le pupille come sono più piccole, sempre del colore azzurro intenso, e la bocca in segno di sgomento. Anche questa resa molto bene. Sono molto soddisfatto di questi volti. Per quanto riguarda le mani, invece, abbiamo, come dicevo in precedenza, le classiche mani che vengono fornite da Bandai. Nella linea Sage Figuarts per i Saiyan, nulla di particolare, sono molto piccole, non c'è una grandissima cura del dettaglio, sono molto lucide, il colore non so se riuscite a percepirlo, ma è quasi perlato, soprattutto per quanto riguarda l'interno delle mani stesse. Le unghie sono scolpite, anche se sono veramente molto molto piccole ed è difficile coglierne i dettagli, ma abbiamo queste con i palmi aperti ma le dita leggermente socchiuse, queste invece completamente aperte, poi queste sempre col palmo aperto ma in atteggiamento quasi marziale, quindi con le dita socchiuse, e queste invece a palmo aperto in segno di utilizzo di vari tipi di tecniche o di lancio di ki blast di energia. Poi il vero pezzo forte di questi accessori è proprio il mantello di Piccolo, che è realizzato in tessuto questa parte, quindi perfetto, ottimo, sono veramente molto molto contento e molto soddisfatto di questa cosa. Mantello in tessuto con questa parte, quindi degli spallacci e la parte che va sul collo, diciamo in plastica morbida, come potete probabilmente percepire. Molto buona la resa della colorazione, che è di un bianco leggermente sporco, con tutte le varie pieghe del caso, anche qui in corrispondenza degli spallacci. E ovviamente, cosa da non sottovalutare, questo mantello è completamente cablato, quindi fil di ferro all'interno che permette di fargli assumere le pose che desideriamo. Non c'è una gran quantità di materiale, quindi non potremo fare delle grandi pose svolazzanti o quant'altro, ma comunque abbiamo a disposizione il cablaggio, appunto, per poter permettere di adattarlo a qualsiasi tipo di posa noi vogliamo. Per il montaggio, ovviamente, ho rimosso la testa di Gohan di default, che era questa, come vi dicevo in precedenza. Basterà andarlo ad applicare in questo modo e poi ad andare a mettere la testa. Adesso ho spostato tutto, quindi ho fatto un attimo un disastro in questo modo e poi, facendo un po' di forza, ovviamente, sul peg della testa, cosa che non mi sta riuscendo, ovviamente, ragazzi, il bello della diretta. Eccolo qui. Ecco qui, quindi questo è il risultato finale. Poi, ovviamente, potremo, ad esempio, metterlo in questo modo per delle pose di volo, o comunque adattarlo a varie tipologie di posa e di effetti che vogliamo dare. Molto soddisfatto di questo accessorio, una grande novità da questo punto di vista per Stage Figuarts, quindi mi ritengo molto soddisfatto. Adesso andiamo a vedere ovviamente la action figure. A primo impatto la resa estetica di Gohan è davvero molto buona, anche se posso già vedere così un paio di difetti di cui parleremo fra poco. La figure è molto piccolina, come è giusto che sia per la scala. Stiamo parlando di 12 cm e mezzo, quasi 13 cm, andando a calcolare dalla base delle scarpe fino alla punta del capello più alto. Esteticamente, ripeto, molto buono a partire dall'espressione facciale di cui parlavo prima nella sezione accessori, la resa estetica dei capelli, delle sfumature, del painting generale, non solo dei capelli e del viso, ma a livello generale il painting mi sembra molto molto buono, così come la scultura, come al solito, di questi pantaloni con tutte le varie pieghe scolpite, questa cosa mi piace tantissimo, ma il primo difetto che mi esalta all'occhio è proprio nei pantaloni, in questa parte, con queste due parti laterali che vanno un po' fuori da quella che è la linea della figure e del bacino di Gohan.
Capisco che siano state fatte in questo modo per fare un po' da piano di invito per l'articolazione, che così è libera di muoversi, ma ho visto altre figure, sempre della linea SH Figuarts, rese in cui questa cosa qui è resa molto meglio, è resa molto più in linea con il bacino. Così come per i polsi, non mi piace tantissimo che ci sia questo peg a sfera, così visibile tra il polsino e la mano. Però per il resto, ragazzi, mi sembra tutto molto buono, molto ben fatto. Vi ripeto, mi piace tanto partire da quest'headsculpt che secondo me è meraviglioso. Questa espressione facciale va a richiamare in tutto e per tutto il Gohan che abbiamo imparato a conoscere, fino appunto alla scultura di tutta la tuta, fino alle scarpe che vedremo fra un secondo. Cosa che non vi ho detto prima, ovviamente è possibile sostituire i volti e i capelli semplicemente come in tutte le altre Sage Figuarts andando a staccare capelli e parte frontale del capello, quindi la frangia, si staccano in questo modo e possono poi essere rimesse o sostituite ovviamente con le altre tramite questi due peg. Comincerei dall'articolazione un attimino della testa che ha questa doppia sfera che secondo me è un po' piccolina perché la rende molto flebile, molto leggera come articolazione, nonché non sempre semplicissima da montare. La testa è veramente molto leggera, l'articolazione permette di assumere qualsiasi posa, di far assumere a Gohan qualsiasi posa, però è molto molto leggera. Cioè, se muovete la figura in questo modo, come vedete, la testa si muove. Poi, per quanto riguarda il resto, ragazzi, invece abbiamo una butterfly joint alla spalla che, nonostante questo pezzo aggiuntivo, comunque va a scoprire parecchio il gap della spalla stessa. Può essere ovviamente mosso il braccio in avanti e indietro, quasi a coprire i 360 gradi, ma c'è un netto limite invece se andiamo ad alzare il braccio in questo modo, a forzarlo un po' di più. Come vedete, si vede l'interno e tutto il resto, quindi questa cosa non mi piace da impazzire, diciamo. Poi una doppia articolazione al gomito, mi è capitato però prima che si andasse a staccare questa parte su quest'altro braccio, ma evidentemente è stato soltanto un caso perché, come vedete, funziona tutto molto molto bene. Rotazione ovviamente anche del bicipite e della mano, ovviamente con peg a sfera, non peggo. Poi abbiamo l'articolazione anche del torace che può abbassarsi fin qui andando a scoprire questa parte della schiena. Anche questa cosa non mi fa impazzire, per quanto non metterò mai un Gohan in questa posa, però ecco, è giusto farvi notare quello che sono i difetti. Invece può andare anche all'indietro con il solito problema di SH Figuarts, con questo enorme gap che si va a scoprire. La parte della fascia centrale è in plastica morbida, così come quella del bacino, per permettere appunto di adattare il body a tutte le varie pose che vogliamo far assumere a Gohan. Però non è libera di muoversi, ma è attaccata alla parte superiore del corpo. Per quanto riguarda invece le gambe, hanno un ottimo range anche per le pose, per eventuali calci in avanti, guardate qual è il range, mentre all'indietro è sempre limitata dalla solita scultura delle chiappette di Gohan, che purtroppo in alcune figure è resa meglio, c'è un taglio un po' più interno con delle parti aggiuntive che vanno a ricostruire un pochino quella che è la parte del pantalone, mentre in questo caso appunto la scultura è di vecchio stampo e quindi va a limitare il movimento della gamba all'indietro. Per quanto riguarda il ginocchio, scusate, invece sempre la doppia articolazione, sempre perfetta, va a seguire perfettamente la linea con questa parte di plastica interna e le scarpe, anch'esse sono articolate in tutti i modi possibili, così come la punta del piede. Resa estetica delle scarpe, anch'essa fenomenale secondo me, molto buona la resa sia di questa parte, diciamo che della caviglia, sia i vari dettagli che possiamo trovare sia sulla parte del tallone che su tutta la scarpa stessa. Che dire, ragazzi, quindi una disamina abbastanza rapida, abbastanza veloce di questo Gohan che mi soddisfa appieno per quanto riguarda l'estetica, che è molto molto buona, poi lo vedremo anche in qualche posa fra poco,
ma mi delude un pochino per quanto riguarda le articolazioni. Articolazioni che comunque stiamo parlando di una figure uscita, appunto, è una delle ultime release di SH Figuarts, quindi diciamo che mi sarei aspettato qualcosa di più. In conclusione, ragazzi, eccomi qui con Gohan in una delle sue versioni migliori, secondo me, se non la migliore, una delle mie preferite, senza dubbio, tratta dall'anime e dal manga di Dragon Ball Z. E sono sicuro che sarà la preferita anche di molti di voi che state guardando questo video o comunque di molti fan di Dragon Ball Z. In questo caso Bandai, con la sua linea SH Figuarts dedicata a questo personaggio, ci va molto vicino a ricreare quelle che sono le reali fattezze di Gohan, di quel particolare periodo, di quel particolare momento storico dell'anime. Ma purtroppo, per via di qualche solito, mi viene da dire, solito difetto della linea SH Figuarts, qualche problema di articolazioni, qualche problema nel posing e la mancanza di accessori che secondo me, continuo a ripeterlo, sono fondamentali come basetta, sostegni ed effetti energetici, purtroppo secondo me, almeno per queste mancanze, per queste lacune, non riesce a raggiungere la perfezione che tutti spesso cerchiamo in questi tipi di action figures. Molto buona l'idea del mantello di piccolo, anche se in un tessuto non troppo elasticizzato, che quindi in realtà, sebbene ci sia il fil di ferro che quindi permette una maggiore personalizzazione del mantello stesso, non permette di fargli assumere qualsiasi posa noi desideriamo per via appunto del tessuto che non riesce a distendersi più di tanto. Per il resto, ragazzi, quantità di mani intercambiabili, di visi intercambiabili, è ottimo lo sculpt dei capelli e il painting in generale per tutta la figure. Quindi rimane comunque un'ottima figure, ma appunto con qualche difetto da limare ancora e da sistemare. Vi ricordo come sempre, ragazzi, che l'ho acquistata su ilcolossodeinerd.com, trovate tutti i link e i riferimenti qui sotto in descrizione. Non mi resta che salutarvi, di invitarvi a mettere mi piace al video se vi è piaciuto, se vi è stato utile. Fatemi sapere se volete altri video del genere, continuerò ovviamente con gli unboxing sia di 1 a 6 sia di SH Figuarts, sempre a tema Dragon Ball per il momento. Mettete mi piace al video, scusate, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto questo, ragazzi, ci vediamo come al solito in un prossimo video. Ciao, ragazzi, a presto!